Buongiorno ragazzi, come state? È sabato, sono venuto a lavorare. Vi faccio un piccolo aggiornamento lavori. Come vedete, sto facendo un giro, la stanza è tutta bianca, fatta. Adesso, scusate il giramento di testa, devo passare ai pavimenti. Questo è il pavimento che c'è prima, che c'è. Sto dando una bella sgrassata, lo sto lavando. E poi andrò a ripulire anche tutti i battiscopa, perché comunque facendo i lavori, anche se ricopri vuoi non vuoi, poi si sporca. E adesso vado a sgrassare bene il pavimento, perché andremo a mettere questo pavimento qua, comprato da Roda Merlin, che è un pavimento in PVC adesivo finto parquet. L'effetto secondo me sarà molto bello. Adesso vi faccio vedere la stanza, la prospettiva, com'è di qua, porta d'ingresso, questa è la prospettiva adesso della stanza e comincerò da questa filare di mattoni, seguirò più o meno la linea e poi proseguirò verso di là. Perché? Perché così diamo sicuramente l'effetto ottico quando si entra e cerchiamo di dare profondità alla stanza verso la finestra, per farla sembrare un pochettino più larga. Andiamo, il lavoro è tanto, non so se ce la faccio in una mattinata, penso che tornerò pomeriggio, se non stacco proprio forse faccio tutta la tirata, dai. Andiamo. Grazie miei, scusate se sono sparito, nel senso per voi non sono sparito perché mi vedete subito dopo, ma in realtà sono passati un po' di ore. Sono andato molto avanti, adesso mi sono ricordato di voi, ho detto cavolo, ma non ho fatto vedere proprio i progressi di quello che sto facendo. A me piace tanto, ci sto mettendo un po' perché sono il più preciso possibile, adesso vi spiego, vi faccio vedere, però a me l'effetto piace tantissimo. Non è finito ancora, però voglio proprio farvi vedere la diversità. Qua ragazzi, questo è il pavimento che sto mettendo, quello che vi dicevo è perché devo cercare di essere il più preciso possibile nei bordi e addirittura negli angoli. Guardate qua, però mi sembra che sono stato quasi millimetrico. Ho fatto un bel po' della stanza fino ad arrivare a quest'ultima tranche che mi manca. Ci sono quasi, raga. Sta andando bene, mi piace l'effetto, è un'altra stanza praticamente. Poi ovviamente devo pulire tutto il battiscopo, rifinire in quei punticini là, mettere le prese, le coperture, però dai, per un fai da te, perché sono un fai da te, sta andando abbastanza bene. Poi ditemi voi se vi piace o no il lavoro, non è precisissimo, però mi ci sto impegnando. Ragazzi, finito! Guardate qua, ve lo faccio vedere. Ecco qua il pavimento nuovo. Che ve ne pare? Secondo me è venuto benissimo. Modesti a parte, no? Però guardate qua. Ci siamo. Buongiorno ragazzi, come state? Io ho appena finito di fare la lavastoviglie, in realtà la devo far partire. 3, 2, 1, via! Poi devo prendere gli integratori. Prendendo questi qua sempre di Bear With Benefit, con costanza. Tra l'altro non vedo l'ora che mi arrivi anche l'ordine che ho fatto. Adesso mi metto un pochino a pulire il piano cottura e anche il bagno oggi faccio. Poi sta vedendo i cartoni. Filippo l'ho addormentato, che aveva sonno. Buongiorno, hai dormito oggi, eh? Hai dormito, hai recuperato questa notte. Buongiorno. Si è svegliato il fratellino, amore? Sì. Aurora si sta facendo una maschera. Sì. Ragazzi, nel mentre ho lavato il bagno, ho fatto una lavatrice, ho piegato dei panni, insomma le cose classiche che dobbiamo fare. E devo mettere a posto la lavastoviglie, ma non mi va.
E niente, adesso al lato ho fatto anche due direttine, una su TikTok e una su Instagram, però vi devo dire la verità, mi piacciono molto più su TikTok, perché TikTok filtra i commenti, quindi fa il lavoro sporco al posto mio. Ragazzi, è ora di pranzo e facciamo questa pasta con spinaci e pomodoro della Disney, la sto aprendo. Abbiamo finito la pasta, quindi la mangeremo tutti. Raga, comunque è troppo figa, guardate, c'ha la carrozza, il fiore, la principessa Cenerentola, il castello Disney, cioè è troppo figa. C'ha proprio le forme, i personaggi, tra l'altro ho letto che è trafilata al bronzo, cioè proprio proprio carina. La pasta delle principesse cotta. Anche Auri la mangia. Com'è la pasta delle principesse? In realtà questa è di Auri. Sì, l'ha comprata lei. Esatto. La mamma e pure papà. Che buona. Ragazzi, siamo usciti, dobbiamo fare un po' di spesa, stiamo cercando di capire se nostra figlia potrà andare ai giochi mentre noi facciamo la spesa oppure no. Speriamo di sì, così almeno sarà felice. Che è da 3 ore che ci chiede i giochi, porella. E noi non sappiamo come dirgli che sono 6:30 e è tardi per andare ai giochi. Guardatela la princess. Cioè si sta letteralmente chiudendo fuori perché gli abbiamo detto di no, eh. Ragazzi, stava chiudendo. Calcolate che ci volevamo dividere. Claudio rimaneva con lei. Amore, ha detto di no, sta chiudendo. Ragazzi, spesa fatta. Chissà quanto avremmo speso. Per te? Una sessantina di euro, 63. Io spero meno, visto che sono le cose per cena per domani, va 2 giorni, 1 giorno e mezzo. Dai, amore, abbiamo speso meno di quanto pensassi. Sei soddisfatto? 2 giorni è sempre tanto, però. Vabbè, però ci sono pure i croccantini. Non andiamo al ristorante, mangiamo panini, là ci sta. No. Vuoi l'uovo di Pasqua? L'avevo preso. Te lo sei già preso, tu piccolino. E poi guardami. Hai già mangiato tu. Porella, lei non mangiava da pranzo, sono le 8, manco ha fatto merenda. Lui sta in panciolle. Vi faccio vedere al volo la spesa. Allora, abbiamo preso queste trofie qua per cena. Tra l'altro dice ideali col pesto, a saperlo le mangiavamo a pranzo. E comunque le abbiamo prese per farci noce e steak. E poi la Philadelphia che utilizziamo al posto della panna, diciamo. E poi, siccome costava un sacco, abbiamo preferito comprare lo speck, che ha fatto una fettina erta, si può dire, così lo tagliamo noi a cubetti. Poi per domani a cena faremo le piadi pizza e quindi abbiamo preso queste qua, che sono delle piadine integrali. Siccome torniamo stanchi dalla gita, facciamo qualcosa al volo. Vabbè, qua ci sta il salame per domani per fare i panini. Usate la mortadella e qui c'è la spianata romana, che tra l'altro Claudio non ha mai mangiato e quindi gliel'ho presa così la assaggiamo, gliela faccio assaggiare. Poi vabbè, il pane, abbiamo preso questi panini qua tipo ciabattine per noi, mentre per Aurora questo pane tipo hamburger, diciamo, più morbido per farla, insomma, mangiare. Poi vabbè, le mozzarelle per la pia di pizza. Poi gli yogurt, perché stavano in offerta e infatti ne abbiamo presi 4, praticamente a 1,87 euro 2 confezioni, e quindi ne abbiamo presi 4, in realtà c'era da prenderne tipo 8, però vabbè. Poi la passata, questa qua che è la prima volta che prendiamo, per fare la pia di pizza. Claudio ha voluto una Monster, questa qua di Lewis Hamilton. Aurora ha voluto un ovetto e si è preso questo qua piccolo con la mucca. Poi per domani abbiamo preso a tutti i bimbi, quindi Edoardo, Alice e Aurora, le patatine, questo è il formaggio. Sì, amore, è tuo. Lo vuoi aprire dopo cena? E poi per domani ho preso i graffen alla crema. Uno per me e uno per Claudio, se lo vuole, non lo so. Uno per mia sorella e uno per Ivana. Mi ricordano troppo Monaco a me i graffen, raga. Che bei ricordi. Devo tornare a Monaco a me. Monaco di Baviera, perché c'è pure Monaco in Francia, giusto? Monaco, scusatemi, oddio mio. Ragazzi, ecco qua le trofie con il la Philadelphia Light e lo speck. Buona, papà. Ti chiama
Pappa. Si chiama pappa, hai ragione. È buona la pappa? Sì. Ragazzi, per farvi capire quanto sto stralunato sti giorni, ho scordato di mettere le noci. Me l'ha fatto notare Ele. L'ho fatto speck formale, Philadelphia, vabbè. Però è buona. Però è buona. Meno male, va. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati al posto che si chiama La Fattoria degli Animali. Stiamo per entrare, prenderemo prima un tavolo perché faremo un picnic e poi andremo tra le pecorelle per la gioia di Ivana. Le pecorelle profumate per la gioia di Ivana. Eccola qui. Mia figlia è tipo super gasatissima. Sì, è un posto degli animali questo, papà. A me mi distrugge. Buongiorno. Ba 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 baby ba. Guarda quanti capelli che ho. È vero? Aspetta, aspetta che mo ti faccio una bella scurezza, così. Io ho già iniziato ad abbandonarlo, ragazzi. Tanto lui ride, quindi conquista il cuore di tutti. È vero, sì, io rido. Oggi l'ho vestito come Petey Bobby. Quanto sei carino, quando gli metto. E che ridi tu? Che ridi? Noi dobbiamo fare il giro degli animali, eh? Sei pronta, mo? Certo. Aurora già è pronta. Io ho paura che siccome non ho fatto colazione, tra un po' se li mangio lei, però vedremo. Ma chi siete voi? Quale ti piace, Aurora? Questo? Guarda come mangiano. Tira di altro da mangiare, dai. Raga, comunque io voglio fare la vita dei porcellini, dove tre bambini mingozzano. Guardate quanti, mo che se ne sono andati i bimbi, giustamente sono usciti perché si rilassano. Ti sono piaciuti i porcellini? E andiamo ai prossimi. Ai prossimi. Ciao porcellini. Ciao porcellini. C'è anche lo spaventapasseri poi, hai visto? C'è un termometro sopra pieno di uova. Eh sì, stanno schiudendo le uova, ragazzi. Hai visto? Che figo. Hai visto? Sono piccoli piccoli. Ciao, sì. Vieni Aurora, che Edoardo ti deve far vedere una cosa. Vieni Aurora. Guarda, c'è un coniglietto proprio qui. E c'è un coniglietto. Che si sta pulendo le orecchie. Niente, Aurora vuole dare da mangiare al cammello. Non ha capito che dopo fai il giro sul cammello. Salite tutti sulla gobba. Siete pronti? Sì. Guarda il cammello che dice: ma chi ve vuole, ragazzi? Io so da fa qua. Io devo masticare. Ragazzi, comunque i denti del cammello mi rassicurano che si può essere belli nella vita, considerando i miei. Ciao cammello. E c'è il cammello. Senti, com'è questa esperienza in fattoria, Eva? Non puzza così tanto. Perché è all'aperto. No, vedi, perché io vado a quelle all'aperto. Mamma mia, sono tanto. Però tua figlia è così felice. Alice, vedi... fai vedere come sei felice. Sei felice di stare in fattoria? Vedi? Felice la tua chiama, allegra. La faccia non lo dimostra, però... No, le piace, le piace. Però diciamo che è molto attiva. Vai. Vai dai cammelli, vai. Sì, Aurora ha da mangiare al nulla, ragazzi. Cioè, questo comunque ha dei problemi, ragazzi. Mi ha comprato il biglietto per andare sul cammello. Io l'avevo detto per scherzare. Soffro dei vertigini, ti pare che salgo sul cammello? Sul cammello, guardare. Filippo, amore. Andiamo sul cammello, papà. E invece no. Qua c'è sul cavallo? Ok. Lei sa proporre dove vogliono andare. Secondo me deve scalcia. Aurora, tu fai cammello? Sì? Non c'è paura? Tu non hai paura? Allora il primo è Valerio, ragazzi. Vai Valerio! Valerio si sente in Africa, ragazze. Vale, com'è stato il giro sul cammello? Ma fighissimo! Si chiamava... ho già rimosso, aspettate. Ma glielo richiediamo. No, iniziava con la M, tipo... Guardate quanti cammelli. Lì c'è Claudio. Aspetta, stretta, ok? Fa lo stesso giro. Brava, Aurora. Alice, Aurora, cis. Brava, Aurora. Mantieni stretta la corda, papà, Oh, non piangere. Via! Ciao.
E fu così. E fu così che io ho perso una figlia. Cioè, ti dico solo questo. Sì. Com'è fare un giro sul cammello? È uno spettacolo, solo che dopo un po' fa male il sedere. Sì, c'hai cioè, cioè, la dove non posso, io pensavo fosse morto. Brava papà! Come si chiama il cammello? Miriam, mi gliel'ha detto. Ora tocca al principe. Amore, sei abbinata al cammello. È pronta per la foto, via. Vai Aladdin. Grande Ali, principe Ali, Ali Ababwa. Vai Ali. Vai principe. Fai una foto cheese. Aurora, principe Ali, com'è andato il giro sul cammello? Ti sei divertita? Sì, mi dici com'è il giro sul cammello, però. Aurora, penso che no, non mangiano questo. Edoardo, rispondi tu che Aurora è concentrata. Com'è stato il giro sul cammello? Bello. Ma invece Alice va sul cavallo. Ragazzi, anche Filippino è salito sul cammello. È vero, papà? Comunque il giro non lo dovevo fare io, ci tengo a precisare che il giro io l'avevo comprato per questa. Che mi ha detto voglio fare il giro sul cammello, sono andato, ho fatto i biglietti. Poi si è cagata sotto, raga. Ma non lo c'è puoi dire. È vero, cioè, hai avuto paura. Mi ha detto vai tu. Meno male che mo sono andata alle mie... Io ho chiesto di portare Filippo, ma non me l'hanno fatto portare, però gli hanno fatto la foto. Ho detto, mo ne parli due insieme. Ma dai. Vai Betta, sei tutti noi. Betta, 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 Betta. Vai Betta, vai Betta. No, no, es. Guarda che occhi che c'ha. C'ha paura, attenta a me che se caschi caschi nell'ortica. Poi c'ha quest'aria di sfida. Ti senti il collo, sa? Ma te mangi i capelli? No, è come nei film, sarebbe bello gli monti sopra. Mamma sei collo. Edoardo, tutto a posto, zia? Guardate che scende, guarda che scende. Vieni. Sì, vabbè, ma che è? A sprecone. Metti la manina così. Così, mamma. Metti la manina. Vai, Aurora, devi mangiare la capretta. Brava, brava, bravissima. No, non lasciarla, papà. Brava, ruba dalla busta, fai prima. Visto, Alice? A me piace. No, gli piace, vuole la lattuga. Tocca, Leo, tocca, è bello, Leo. Ma fa paura, Purello, sembra che si incastra. Edo, vieni. Calmati, ora Edo. Te lo do da mangiare. E niente, ragazzi. Purello, scornalo. Che c'è? Aspetta, 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 aspetta. Purello, senti strano. E mo lo scastiamo, aspetta. Auri, che cos'è questo? Il... Maiale papà. Ma è whisky, quale papà? Come fa? Come fa? Edo, ma che se fai? Però è longilineo, eh. Claudio dopo il cammello ha trovato il secondo, la seconda fidanzata, raga. Ma quale sputa, è tanto brava. Amore, già sa che è una femmina. Era riconosciuto da non so di. Ragazzi, io sono ufficialmente preoccupata per mio figlio. Chiedete danni ai vostri genitori, eh. In tutto ciò questo è il momento in cui nessuno parla. E tutti mangiano. Specialmente Valerio. Nudo, che quando mangia. Valerio mangia in silenzio almeno. Ragazzi, dopo pranzo abbiamo mangiato i panini e siamo ovviamente giunti. Quando li scolli i bambini da qua, si è alzato un po' il venticello. Fa un po' freschetto all'ombra. Brave! Brave, sta facendo grande. Anche lei, ma lei è grande già, guardala. Poi c'è il killer qui. Via! Olè! Siamo più veloci noi! Ragazzi, chi cadrà prima? Claudio o Ivana? Poi Ivana è un genio comunque, la chiamano per i paesi per farle litigare. Tua figlia? No, no! Aurora, sei preoccupata, mamma? No, Aurora si addorme. Eh? Rilassata. Zia è brava? Sì. Claudio già si è rotto. Guardate che coppia. Bravo Edoardo.
Lui è in versione Assassin's Creed. Ragazzi, se ne vuole proprio andare Valerio, vedi, si è messo a vedere persino i gusci delle tartarughe. No, non si toccano. Amore, non si possono toccare. Non si tocca. Comunque stiamo andando via per la sfiga di Valerio. Vero Valerio? Ma andiamo al Pontile a Ostia a prendere un gelato. Vabbè, mica mi va male. Non te va male, no. Sì, io. Lo devi leccare il cono, Aurora. Per me è un cono con caramello salato e cipolla. Che bravi! Vi piace? Sì, dai. Ragazzi, abbiamo appena finito di cenare, abbiamo mangiato semplicemente una piadi pizza, solo che Aurora stava in videochiamata con la nonna, per cui non ho ripreso. E nulla, siamo stati benissimo alla fattoria, e è un posto che vi consigliamo, sta a Ostia e Castelfusano per esattezza, basta cercare Fattoria degli Animali Castelfusano e vi esce, perché fa tantissimi animali, cioè tavoli per fare barbecue, si possono fare feste anche diciamo di compleanno con sale all'aperto riservate, quindi soprattutto per i bambini nati in primavera o a settembre-ottobre è un bellissimo posto. E sia per grandi che piccini, abbiamo passato una bellissima giornata. In più sono troppo contenta perché Claudio mi ha detto che ha finito di fare il pavimento. Purtroppo ancora non sono riuscita a passare, scusate i rumori, c'è Auri che sta giocando, ma conto di farlo se riesco domani, perché sono troppo curiosa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché mi ha detto che ha vloggato, quindi io poi quando andrò ad editare l'avrò ovviamente visto, ma nel mentre lo vedrete tra virgolette prima voi che me, non so se mi sono spiegata. Detto questo, vi mando un bacio, vi ringrazio tutte quante, in particolare volevo ringraziare Adele che mi sostiene sempre, un abbraccio tesoro e grazie veramente di cuore, ci vediamo domani.